Ok, direi che avete aspettato abbastanza, direi che possiamo iniziare. Quindi buongiorno a tutti, a tutti quelli che ci sono. Apriamo tutto, perfetto. Buongiorno a Vaneva 08, Paolo Concia, Michele Consilvio, Rontro 33. Buongiorno, buongiorno. Come al solito sono in live sia su Twitch che su YouTube, quindi andate sulla piattaforma che preferite come al solito. Bene. Quindi ho deciso che praticamente Darkest Dungeon lo farò quasi solo in live d'ora in poi. E poi caricherò le puntate su YouTube piano piano. Quindi se riuscite a seguirle in live avete appunto anticipazioni di quello che succederà sulle puntate YouTube. Oh, con me qua ho sempre il mio fidato bibitone all'acqua e menta che mi tiene sveglio e non mi fa fare cazzate. Salve, nome a caso. Le mie povere dita, se sentite scricchiare, sono un po' le mie dita, un po' la sedia, ma di base sono le mie dita. Devo un po' aggiustare sto mica di tempo di caricamento dell'Hamlet all'inizio, perché poi è tutto molto fluido, ma è l'inizio del caricamento dell'Hamlet che è lento in culo. Let me share with you the In terrible confronto all'inizio che era wonders I have tutto come lento to in culo, know. diciamo che è un passo avanti. Fatemi però vedere. Esatto, il blacksmith io l'ho portato a livello 2, quindi tecnicamente Sasfatini Fury ha l'arma a livello 3. Ha la mazza del sergente maggiore. Io continuo a dirti che ti odio, Mister Pollaccio, lo so. Io l'esame li ho appena dati. Il prossimo ce l'ho tra 4 mesi. Quindi ci metto poco a studiare ultimamente. La longsword, la... Ah, loro sono tutti di livello 3 e non li ho potenziati? Come mai non li ho potenziati? È una cosa triste. È una cosa tristissima. Potenziamoli. Ah, forse non li ho potenziati perché esatto, costa 2000 e ora come ora non mi serve. Facciamo che ti ascolto mentre studio. Mister Follaccio, davvero, se devi studiare ci mancherebbe che mi ascolti. Beh, vai tranquillone. Allora, vediamo un po'. Ah, giusto, l'ultimo party era Ziz, Tulele, Barbalalla e Kuror. Sono tornati molto stressati. Sì, Mara sta abbastanza bene. Barba Kuror è tipo... è in paranoia pesantissima. Chi è indifferente qua o là? Siete estremamente indifferente. Barbalalla? Ecco, Barbalalla può andare solo al bordello, quindi bene. Quindi Barbalalla ti mandiamo al bordello. Poi... Aziz in teoria anche te vai solo al bordello, non benissimo. Perché costa, poi dovrò toglierli. Luca Montacchio, niente, abbiamo... Ho appena iniziato. Proprio ora come ora sto mandando la gente a ripararsi dallo stress. Kuror, ti puoi andare a flagellarti, sperando bene. E gli altri direi che stanno tutti estremamente bene. Sì, stanno da Dio gli altri, non è che stanno bene, è relativo. Allora, facciamo una bella missione nel... indifferente dove, tecnicamente, perché va tutto abbastanza bene. Potrei fare negli world perché come ricompense, diciamo, principali sono i deed che mi servono di violenza, nel senso i deed sono le cose più importanti ora come ora, peccato perché ho 15 ritratti, 33 busti, 72 crest e 8 deed. Tra l'altro è anche il fischio dell'agilità, è anche un buon coso, no, Zizzo non lo posso usare, stava malissimo. Mi porto Mara come curatore. Tu lei non ha stress? Davvero? Ah, e tra l'altro gli è passato la cosa che ha meno 10 di precisione. Adesso è tornato un personaggio decente. Allora. Ah, ho sbloccato il Cove. Non ci sono mai stato al Cove. Peccato che la ricompensa faccia schifo. Quindi diciamo che andiamo qui. Agli World. Allora, chi ci portiamo? Ci portiamo. Potremmo portarci lui. Potremmo portarci lui o Lupus in tavola o Luppolo. Tanto sono abbastanza. Luppolo fa più male, però ha veramente una chance di colpire nulla. Più 15 di danno. Ah, portiamoci Lupus, che è il nostro, diciamo. Era il nostro main una volta. Con l'amuleto della redenzione, che ho più danni sempre in posizione. Perfetto. E giusto. Disequippa tutto. Amuleto del Re della Redenzione.
Per metterli per classe. Ok, non ce n'è un altro per te, perfetto. Mostra attenzione e il crescendo box, che ti aumenta i danni e la velocità diventi sgravissimo, come al solito. Lupus è il personaggio sgravo per eccellenza in prima posizione. C'è l'abilità livello 2, perfetto. Il range livello 1. Allora, Lupus, prima posizione. Salve Croyan Default. Allora, Lupus, prima posizione. Poi Mara, che ti mettiamo questo che ti aumenta le capacità di cura. E ne abbiamo anche un altro da qualche parte che aumenta le capacità di cura, se non sbaglio. Eccolo, questo qui che aumenta le capacità di cura. Quindi adesso ha un 30% in più alle cure che fa, che è fortissimo. Usa l'abominio, sì, ma infatti avevo in mente appunto di usare proprio l'abominio. Ah, giusto, Mara è da potenziare, è vero, Mara è da potenziare. Olè. Soprattutto le abilità di cura sono da potenziare, tipo queste. Ok, ora possiamo andare. Oddio, ma queste cose quando le hai fatte? Le ho fatte la maggior parte nella live di San Valentino, Mr. Pollaccio. Tutte queste le ho fatte nella live di San Valentino. Lo so, Evans, lo so, che è un compagno che si chiama Mbai Abdul Aziz. Mi dispiace, ma adesso chiamalo Aziz, l'ho chiamato Aziz. Quindi Mara starà nell'ultima posizione? Sì, ultimo o penultimo, gli frega abbastanza, ok. Poi abbiamo l'Abomination da poter usare, che non può andare al bordello, ottimo. Buona giornata, buona giornata, buona giornata. Ciao Aeropon, ci conto, mi raccomando, ci conto. Poi devo ricordarmi il tuo nick poi su coso, su Reddit, che non ricordo assolutamente. Allora, mi ha detto usa l'Abomination, anche perché Nick Fury me lo tengo per un boss, dato che al limite di livello 2, quando si arriva al livello 3 non si possono fare missioni di Apprentice. Quindi i boss che sono Apprentice non li posso fare. Quindi sti cazzi. Direi di portarci appunto l'Abomination in seconda. Cazzo, è vero, c'è Mara. Non posso portare l'Abomination perché c'è Mara. Dove la trovi la live di San Valentino? C'è il primo episodio che è stato pubblicato. Poi ce ne sono altri 4, mi sembra, di estratti da pubblicare. Non li ho ancora pubblicati tutti. Appunto, dicevo, sono cose che... anticipazioni praticamente. Lo so, è una stronzata, però tecnicamente avevo tempo libero e fare qualsiasi altra cosa non avevo voglia. Esatto, sì Luca, esatto, esattamente. Quindi purtroppo non posso usare l'Abomination adesso. Merda. Matti Link, perfetto, grazie Aeropon. Allora, potremmo usare l'Arbalest. Potremmo usare l'Arbalest in effetti. Potremmo usare l'Arbalest mettendola in ultima. Lei la mettiamo in terza. Allora, puoi stare in terza anche tu tecnicamente. Sì. Sì, sì, cambia un cazzo, ok. Ciao Lorenzo! Ciao Kidicarus su Twitch, l'unica persona che va sempre su Twitch. Ciao carissimo. Allora, ma per l'Arbalest, se non sbaglio, ho proprio due cose per lei. Questo che ti aumenta la resistenza al movimento, le mosse che possono muovere gli avversari, che ne hai? Sì, hai il knockback, perfetto, le bolas. E poi dovrei avere questo che aumenta la precisione alle skill di coso. Però meno 2 al dodge. Ah, ma non può andare sotto 0, quindi frega cazzi. Ok. Mentre in seconda... No, no, con il lebroso ci può andare, credo. Aspetta, penso che ci possa andare. No? Anche il lebroso è di fede? Oh minchia. Può andare con tipo tre classi. Può andare allora l'Abomination. Non è bellissima, ma inizia. È iniziata. Ma è iniziatissima su Twitch. È iniziatissima. È iniziata, infatti, no, dicevo. Non capivo. Ciao Ema 7000. Ciao Cabonto. Allora, seconda posizione, Cicero non è da seconda posizione, Cicero da terza, è puro da terza. Quindi da seconda può fare solo Dirk Stab, che lo porta avanti tra l'altro, quindi no assolutamente. Ah no, in seconda può fare Harvest, e Dirk Stab. E usando Dirk Stab, però minchia, continua a spostarsi tra la prima e la seconda. No, 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 è una rottura di palle. Ci possiamo portare Tulele. Anzi, ci portiamo... A maggior ragione Tulele.
Può fare combinazioni con lo Sniper Mark di Verdon. Ok. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Poi suggeritemi un nome da dare a Verdon, soprattutto. Ecco, questo mi interessava. Tu Lele, cosa ti diamo come trinket? Vabbè, questo che ti aumenta la velocità, che è il tuo. E questo che ti aumenta la vita. Perfetto. Ora, provvigioni. Siamo negli Weld. Ho già pronto tutto, ho già pronto tutto, ragazzi. Allora, siamo negli Weld. 9 di cibo, dato che è uno che non consuma. Sono più che sufficienti. Poi 8 torce negli Weld. Sì, negli Weld ci stanno. 2 pale. Ok. Poi, negli Weld specifici, un'erba e me l'ha data da solo. Una chiave, d'accordo. Un'acqua benedetta. Una pala ce l'ho, un'altra benda. 2 antidoti. Perfetto. Possiamo andare. Embark. Embark. Tra 10 minuti devo andare. Tranquillo che dica, tranquillissimo. Tranquillissimo. Ricordo che queste cose sono per fare, fare puntate, puntate, puntate. Ah, buona. Allora. Bello come Lupus abbia l'arma rotta. Mi fa impazzire come Lupus abbia l'arma rotta. Allora. Esploro la più delle stanze, quindi ne posso skippare solo una. Quindi probabilmente salterò questa. La papessa. No, la papessa non è che... è un arbalest. La papessa non so cosa c'entri molto. Cosa di sorpresa dei Maggot. Beh, i primi due mi hanno tipo obliterati da Lupus in fabula. Quindi metto un marchio della morte all'ultimo. Ottimo. Così l'arbalest poi lo fulmina. Lupus. Agazadan. A posto. Può attaccare alla seconda posizione, lei? Sniper shot. Può attaccare alla seconda, meno male. Mara, fai un judgment 1? Mica, non ti ho potenziato il judgment, sono un idiota. Va bene. Lascia il cadavere. Come non lascia il cadavere? Sei un po' un pezzone se non lasci il cadavere, però, puoi fare solo questo. Ecco, bene. Vabbè, meno male, almeno non ha preso nessuna malattia, vediamola così. Boom, peccato, cioè ogni tanto non lasciano cadaveri, non capisco come mai. La vedova nera, questo nome non è razzista. puoi chiedere se qualcuno su YouTube si sposta su Twitch, mi sento solo. Ma io lo dico, andate su Twitch che potete fare il follow, scrivete una cose fighe, la qualità è decisamente migliore, e si vedono le cose prima che rispetto a YouTube, chiaramente. C'è molto meno delay. Allora, quindi andate, qualcuno vada su Twitch, please, così povero chi di caro sono è da solo. Allora, siamo negli Weld. Weld, perfetto. Allora, Bandage. Ok, perfetto. Solo le bandage. Va bene. Va bene le bandage. Ciao Valentino. Bandage. Un dodge stone. Più 4 dodge meno 1 speed. Un po' di soldini. D'accordo, d'accordo. Niente di che, ma... meglio che niente, meglio che niente. Ma su Twitch non carica. No, no, chi dica lo sta vedendo. E anche io lo sto vedendo, tra l'altro. Quindi... fidati che funziona, appunto. Allora. Lui occupa praticamente sia la prima che la seconda posizione. Quindi... nel senso, ci pensa Lupus. Ecco, Blanket Fire non mi diverte molto. Occhio di Falco, è una donna. Quindi, ne... 6, 14, 20 danni. Verdon, primo attacco, complimenti. Poi, Lupus, un bel chop da 12-23. Minchia boia. Vai. 21 danni. Mamma mia, Lupus. Sì, però. 3 danni. E non è sanguinamento? Oh, pa 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 tru 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 tru. Ciao, dovresti essere Michele, immagino. Benvenuto su Twitch. Che si fa, già. Grande.
Twitch non mi dà problemi, non mi fido più. Ma guarda che funziona attualmente. No, appunto, l'ho già spiegato. Non chiama assolutamente i personaggi come gli utenti. No, cazzo, ripeto. Tra l'altro mi sembra di aver detto proprio a te. Un po' di fantasia per i nomi. Miseria, boia. Ah, come una cosa che non chiamo mai, quasi mai nessuno. Cioè, una volta ho chiamato qualcuno come me. Forse una volta sola. Lupus, se lo colpisci muore? Sì. A meno che non fai... Okay. Tranquillo. Ciao Ema, ciao su Twitch, benvenuto. Allora, potresti curare o potresti provare a uccidere lui. Brava. Tu lele può fare un look and slice e far sanguinare, perfetto. Mentre Verdon può sniperarlo di cattiveria. Bravo. Due di cibo, due busti, due antiveleni. Mamma mia quanta roba. Mamma mia quanta roba. Va bene, mi piace, però la chiamiamo così. Invece che snipa, la chiamiamo snipa. Olè. Così mi piace. Ok, allora. Quanto scouting. Ma quanto scouting? E lì c'è un tesoro, però mi converrebbe andare. Vabbè, andiamo prima qua sopra, dai. Andiamo qua sopra. Allora, questo è un left luggage. Left luggage penso che devo semplicemente aprirlo, credo. No, un cazzo. Può avvelenarmi. Ho antiveleno, skeleton key. Ho tre antiveleni, quindi sappiamo che uso questo. Wow. Quick draw charm. Raro. Più alto di velocità al primo round. Più 3 di critico al primo round. Ma meno 3 di velocità dopo il primo round. Carino. Magari non lo userò mai nella mia vita. Ma... figo che comunque se lo... merda, lo attrappano, sono un cretino. Tanto mi fa 2 di danni, no, mica curati. Sono un cretino, non l'ho vista. Ok. Ok. No, comunque ragazzi, Twitch sta funzionando in questo momento, quindi sono, cioè, nel senso, sta funzionando. Perché io lo sto vedendo mentre parlo con voi, lo sto vedendo. E ho messo la qualità bassa apposta, cioè nel senso non è in 1080 e pompa, no, è un 720, normalissimo 720. Allora, un albero vecchio, albero vecchio, albero vecchio, albero vecchio, albero vecchio, antiveleno ancora, minchia. Ora. Potrei aver curato coso e aver perso della roba, ho paura di quello, ho paura di quello. Esatto, anche se non lo userai mai, puoi sempre venderlo. Esattamente. Esattamente. Ciao Marty. Perché vedere tra virgolette? Allora, hanno fame. Mangiate tanto, 3 di cibo costa. Veramente ne ho quanto ne vuoi. Una cassa si apre normalmente. Ho un po' di deed, bene. La torcia. Ora mi sono accorto della live, ma l'ho iniziata da pochissimo, quindi tranquilloni. Allora, vediamo un po'. Tecnicamente, Lupus con un chop nei primi due fa esplodere i primi due. Poi, Marchio della Morte all'ultima. Oh, salve Soliesis! E Marti, Martilink ti saluta da Twitch. Allora, snipa! Un bello snipe a shot. A uno di vita l'hai lasciato. Merda. Merda. Oh, bene. L'importante è che non usino attacchi sanguinanti contro il Leaper. Leper. Che se no mi sfasciano. Ah, perfetto, Marti. Allora. Judgment su questa la uccideresti, tecnicamente. Però non so quanto ne valga la pena. Però questa non la uccido, cioè, confermiamo la kill. E riprendiamo un po' di vita. Allora, poi, Lupus. Non puoi uccidere, ma fai tanto, tanto, tanto male. 12-11, mamma mia. Prossimo turno è tuo. Poi, Mark for Death, l'altra accolita. Oh, beh, mi piace un sacco quando si riescono a fare queste belle combinazioni di personaggi tra... personaggi con le stesse cose, tipo appunto col marchio. Merda, sanguinamento. Ah, di nuovo?
Sei un pezzone, però. Sì, funziona per forza. 0% di resistenza a sanguinamento. Mara ammorbidisci quella. Perfetto. Poi te fai un più a questi due. E merda, li hai missati. Vabbè, snipa. Non curi sanguinamento. No, ok. Snipa, uccidila. Brava ragazza. Zed, perché l'uno dei giorni italiani è già uscito? No, veramente non è vero. Non è uscita una bega in italiano. Cioè qui, cioè, la versione in italiano di Darkest Dungeon non esiste. Cioè questa non c'è in italiano. Mentre Lupus 34 di danno, bel criticone. Ed è fatta. Allora, un po' di crest, due did, finalmente un po' di cibo. Ah, questa è la chiave. Wow. Wow, 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 quanta roba. E torniamo indietro. Basta la pena andarsi qui sopra, basta molto la pena. Ma mettiamo un po' la luce. E torniamo indietro con 75 e torniamo a cibo. Argo sta male, non ho idea. Non credo. Sì, il Plague Doctor lo so che può curare Blighted Bleeding, ma l'unico Plague Doctor che ho è di livello troppo alto. Me ne servirebbe un altro, devo dire. Però dovrei aumentare il roster, perché probabilmente se no perdo personaggi. Mangiate, mangiate, tanto cibo ne ho quanto ne volete. Torce comincia a finirlo. La ragazza ha fatto la di Darkest Dungeon, credo sia una specie di mod. Ah, ok, quindi non è uscito un gioco in italiano. Ah, ecco. Non è la versione, cioè non è la versione ufficiale, è una mod. Ok, allora ok. Ma tanto, nel senso, cioè tradurre in italiano questo è come tradurre in italiano Isaac. È tipo inutile. Perché, cioè, sono quattro, pare che sono la maggior parte sigle. Quindi cosa serve nella vita? Quindi non lo trovo molto utile fare una traduzione in italiano di Darkest Dungeon. Perché veramente, cioè, è inglese basissimo e soprattutto sono sigle. Allora, Mara, attaccami l'altra con dell'artillery. Poi al prossimo turno magari cominciamo a curare. Una leva al giorno? No, semplicemente ho un po' di tempo libero in questo periodo, quindi ho un po' di tempo per fare live. Giù a 5 danni al primo, però non ci stavano molto, Ok. Snipa il minimo dei danni. Da. Merda. Oh, marchiato, ottimo. Perché Marti? Cosa ho fatto di strano? Ah, vabbè. Ma è che ha chiesto a qualcuno di tradurlo? Io l'ho tradotto da solo, per cazzi miei. Allora, Divine Grace è cura di un sacco, infatti. Ok. Ora, Tulele, dai un po' un colpetto a questo perché non gli ha tolto molto il primo. Ok. Dovrebbe riuscire a ucciderli adesso con un attacco solo. Rain of Blight. Preso una malattia qualcuno? No, dimmi di no, ti prego. Prendo dei market fa male, infatti, ricordavo, facesse male. Sì, l'ho fatta anche ieri, Soliesi. Sì. No, non ha preso la malattia. Lei? No, ok. Era una mia impressione, ho avuto paura. 5-11. Puoi non uccidere questo, ma per favore. Ok. Ok. Ma Soliesi, se ne stessi, i feed su... Se metti il follow su Twitch, appena vado su Twitch ti mando un'email. Quindi è comodissimo mettere il follow su Twitch perché non te ne puoi perdere uno. Allora, i danni sono... minchia, sono pesanti. Però, ok, 8. Il giusto proprio, bene. Ora, tu le dai una botta a questo e abbiamo fatto. Oh, non posso prendere nulla, infatti. Infatti. Non posso prendere nulla. Allora, 1000, ecco, 1000 di oro, sinceramente. Ciao Giada, benvenuto Zaffiro. Poi, questo è ottimo per lo scouting. Madonna, quanto è forte per lo scouting.
Lo Z razzista caga solo quelli che sono su YouTube? No, non è vero, assolutamente. Sto vedendo anche la chat su Twitch. Solo che se non dite niente di dicibile, non so neanche come dirlo. Dovrei togliere un ritratto. Ne ho. Tecnicamente ne ho. Non posso togliere una bandage. Merda. Prendiamo una bandage e prendiamo lo scouting whistle. Ok. Poi Ancient Coffin. Serviva una benda. Ne sono certo che serviva una benda. Vediamo subito. No, per un cazzo. O succede, o mi arriva un quirk positivo o non succede nulla. O mi arriva del loot. Quindi bene. Butta la Stunstone. Ma no, è un trinket. Vale molto di più. Cioè, comunque un trinket. Ok, non c'era un cazzo. Ok. Andiamo avanti. Ah, subito? Ok. Codi sorpresa, meno male. La Stunstone è un trinket. Vale comunque più di almeno 500, se non sbaglio. Allora, marchio di morte sul fuciliere, che è in fondo. Così snipe, la può colpire. Cura. Ma grazie, cos'è lei? Lupus. Cos'è? 10-20. Come mai? Fai 12-23. Ok. Perché fai così poco? Ah, hanno protezione questi stronzi. Ah, ok. Badum! 11-10. Miseria. Sniper shot. 11 danni. Wow. E se la torcia è sotto 51? Ho sbagliato allora. Vabbè, si vende comunque un trinket. Vale un sacco di soldi. Au. Below. Hai ragione. Sbagliato. Non ho idea. Uccidi questo. 12 danni dovevi fare per forza. Va bene. Ecco, questo già meno, nel senso, questo mi va già meno bene. Ti resistono. Mara. Cura di nuovo Verdun, che non sta proprio benissimo. Verdun, scusa, tu le. Ah, meno male che l'ho curato. Ah, mi sposta. Uccidilo. Grazie, ti ringrazio. Ok. Mara. Davvero? Tu le lee? Ok. Va bene. Non posso raccogliermi. Infatti. Però. Però. Un trinket non penso valga 1500. Non credo, ma non credo. Non sono di mio interesse. Penso che la Dodge Stone o il Disease Charm, che veramente è qualcosa di superfluo. Ecco, togliamo questo e ci prendiamo l'oro, dato che oro ne possiamo raccogliere 1500. Ma anche ora su Twitch? Sì, certo su Jedis. Vedi? Oro. Ok. Bene, qui non c'è niente, quindi dobbiamo tornare indietro. Ho sbagliato tasto. Fai bere l'acqua santa? Ma volevo cercare di tenere gli oggetti per attivare i curio. Così da appunto poter trovare altra roba. Tecnicamente posso anche usare le erbe medicinali, eh. Cioè no, le posso buttare ora, come ora, perché nessuno ha debuff, però. Z ordina al party, sì, adesso lo metto a posto, tranquilli. Olè. Andiamo giù. Grazie a Matrix. Hanno fame, cibo ne ho veramente a buttarne. È la prima volta che vedo all'opera il leper. Mamma mia, Marti, nella live di San Valentino l'ho abusatissimo, era diventato il mio personaggio più forte di tutti. Faceva robe come 30 di danno, ma a puffo, Ma perché ne ho uno che ha anche la rabbia e quindi fa ancora più danni di questo. Quindi, non credo che qui si usi l'acqua santa. Da quanto ho letto sotto il consigliato a Mac,
Mi hanno detto porta un'acqua santa. Quindi boh. Vediamo, guarda, ci controllo subito allora. Curio degli Weld. Bende Skeleton Key Antivenom, Holy Water. Sì che si usa l'Holy Water. Sì che si usa. È anche molto utile, su due altari si usa. E uno ti cura al 100% dello stress, mentre l'altro ti dà al 100% un quirk positivo. Quindi boia. Boia se serve. Allora, sti stronzetti. No, vabbè, sti stronzetti muoiono. Nel senso, esatto. Se mi colpiscono era merda, però combattono per ultimi. Posso approfittarne per curare. Intanto, tu le. È quello che prende più botte, anche se in seconda. Cura. Beh, cura i 2-3, sinceramente fai dei danni, facciamo prima. Olè. Poi Lupus, 80%, ti prego. 38 di critico. Bravo caro. Tranquillo, Walter, figurati, anzi, grazie che mi continuate a dare consigli. But a victory, nonetheless. 70, usiamo la torcia. Tanto qui non ci sono combattimenti. Allora, Trappolozzi, penso lui. Penso 90, sì, assolutamente lui. Il Bounty Hunter. Ah, si riprende anche un po' di stress, che bella cosa. E... ah, il pacco era già stato luttato. Il pacco, lo zaino era già stato luttato, va bene. Ho finito le torce, vero? Sì. Ma in teoria ho finito anche la quest, ma... per una stanza, vediamo cosa c'è. C'è un combattimento e un possibile curio. Sinceramente sto bene così. Sinceramente sto bene così, eh. Allora, cosa abbiamo portato a casa? Quanti soldi? Non male. Allora, 7300 di oro. 10 trattati. Oh, che bene. 8 crest, 2 busti, un quadro, vero, roba inutile. Poi Lupus va a livello 2, quindi sblocca le nuove armi. Che bello. E vediamo i tratti. Tanto Snipa prende Ruminator. Prende meno Stress Heal. Subisce. No, anzi, se gli curiamo lo stress, lo cura meno. Perfetto. Mara, brutto anche te. Ok. Meno di velocità se la vita è sotto 50%. Vabbè, non è così handicappante. Sì, ma tu le porco Giuda, non può andare al bordello. Bene, quanti deviantaste obeni? Mentre Lupus prende sangue resistente che aumenta 10% la resistenza a Blight. Che è buono, che è buono, buono, buono. Sì, il leper diventa debolissimo, cioè non ha un cazzo di resistenza al sanguinamento. Quindi bisogna, se no, no, alcuni dungeon, sì, hanno più gente che fa sanguinare, è vero. Ma basta mettergli una pietra che gli aumenti la resistenza. Ah, Kuror se n'è andato? Credo. Dov'è? Sì. Kuror è in una ricerca di sofferenza e dolore. E quindi è in giro. Ok. Aziz sta benissimo, Barballalla sta benissimo. Ok. Allora, purtroppo dovrei togliere qualcosa. No, resistenza al Blight, Soliesis, non a sanguinamento. Ho detto sanguinamento? No, Blight. Che cacchio è? Blight, non sanguinamento. Sanguinamento a 30%. E lui ha 20, tra l'altro. Luppolo ha 20%, probabilmente perché aumentando di livello di resolve aumentano anche le resistenze. Quindi ha un 30% di resistenza a sanguinamento, che non è tanto, cioè no, non è un cazzo. Ok, Kuror si and... Ogni tanto i personaggi spariscono, nel senso, per qualche missione, intanto i personaggi non sono disponibili a caso. Allora, lo stage coach cosa ci propone? Un'altra Abomination, un Jester, un Leper e una Elion. Ma ve li potete tenere, nel senso, non... Ma se ti ha fatto ridere a Ziz, Marti, Barbalalla, scusa. Dai, la mia Barbalalla. Alla Gilda, cosa mi dici? Posso potenziarle le skill di livello 3. Oddio, vai. Instructor Mastery. Mamma mia. 26 did per le armature più potenti. Oh, bacca boia. Dovrei usare per aumentarmi il roster, ma non è questo il giorno. Curano ad impalare di nuovo l'arce. Esatto, Walter, esatto. Allora. Tulele e Mara. Allora.
Tulele dov'è? Non può andare al bordello, va benissimo, lo mandiamo al bar, perché tanto ha pochissimo stress. Mara la mandiamo a meditare, perché anche lei ha pochissimo stress. E anche gli altri stanno estremamente bene. Sì, sì. Sì, sì, non si è fatto una minchia. Sì, sì, la puntata la squadra dei Marò se l'è persa. Sì, 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 la squadra dei Marò. Con Marò, Marà, Marò. Marà, Mare, Maru. Era qualcosa di stupendo. Ok, potremmo potenziare delle abilità. Ecco, Aziz, ad esempio, posso già potenziarlo. E gli diamo Weird Reconstruction livello 3, che cura 0,16. Però aumenta ovviamente i danni che infligge col sanguinamento. A Ziz è preso da fare, insomma, Ziz è ripreso in generale da Ziz, cioè nel senso. O da una watch dei DJI, cioè a Ziz, nel senso, è normalissimo a Ziz. Quindi Weird Reconstruction livello 2 e Abyssal Artillery livello 3 mi aumenta i danni. No, mi dà solo la precisione. Ma te lo puoi tenere allora livello 3. Sì, nel senso, esatto. Cioè, diciamo che può essere ripreso da qualsiasi cosa, Ziz. Allora. Tutta la vita con la squadra, lo so. Però poi facciamo confusione tra i nomi, era un casino. Potenziandogli la cura, semplicemente. Poi per il resto, vabbè, dai, dagli Abyssal Artillery 2. Ok. Dottor Jekyll è da potenziare, ok. Ecco, Transform livello 2 cosa fa? Aumenta i danni, dai, poi Rage e Absolution è una verità di cura. Bile della bestia, aumenta bile della bestia, ok. Poi potenziamogli le armi, dato che me lo porto, perfetto. Barbalalla, potenziamogli le armi e potenziamogli gli attacchi. Allora, attacco normale, Erosmon, ok. Breakthrough, cosa fa? Aumenta i danni? No. Aumenta la precisione di 5, ma sinceramente no. Ok. Allora. E come si chiamasse un problema di un flamenco? Sì, vabbè, dettavo. Un po' di razzismo. Allora. Fa un po' cagare sto trinket qua del boss, Anche questo. Quando troverò qualcosa di buono dai boss, andrò dai boss. Ma ora come ora queste due cose che danno mi fanno cagare. Quindi niente. Allora, libro della costituzione, resistenza alla sanguinamento e alla malattia. Se era al bleed preferivo, ma quindi no. Questo invece per il grave robber. Ecco, mi manca un grave robber. Ecco cosa che mi manca, un grave robber. Che adoro il grave robber io, tra l'altro. Ma fa schifo anche questo. Questo è per i veterani, potrei fare una quest con i veterani, in effetti, potrei fare una quest con i veterani. E questa qua, tra l'altro, è una signora quest. Madonna. Questo charm è potentissimo. Ok, vai. Quest con i veterani. Allora, no Marti, non avevamo soldi per farlo. Non avevamo i soldi. È arrivato il momento di potenziare i personaggi. Oddio, non ho i soldi per farlo, però. Ah sì che ho i soldi, vendo un po' di roba. Un po' di roba inutile. Per rarità, andiamo da quelli stupidi, tipo questo. 750. Questo è inutile. Sì, vendi. Poi, questo che resiste ai debuff. Questo che resiste al blight. Questo che dà un più uno di critico. Poi. Quello figo, il quick throw, dov'è? Ah, tra l'altro che ho tre di queste che non ci faccio nulla, me ne basta una. Intanto, poi, per rarità, perfetto. Dov'era il quick throw coso? Quick throw charm. È fortissimo nel primo round, ma poi fa schifo, quindi vendiamolo. Perfetto. Ok, ora possiamo comprarci tutto. Sono buone le Grave Robber, sì, esatto. Allora, 2, 4, 6, 8.000 mi costa potenziare le armi dei veterani. Però diventa Spada della Quest, bellissima. Poi Cobblepot,
Granate della malattia. Che belle. Elijan. Mazza dello Stalwart. Ok, e Django. Pistola lucidata e lama. Ok. Poi, skill. Elijan, livello 3. Non ho... No, ok, mancano i quadri. Hai pescato tutte le classi presenti? No, mi manca Grave Robber. Mi manca Grave Robber, che è una classe base, tra l'altro. Che si trova dall'inizio. Ok, mi sa che dovrò vendere dell'altro, perché non ho i soldi necessari per fare tutto. E devo fare tutto, dato che vado al momento... Vado a farmi del male. Ecco, infatti, ho già finito i soldi. Cobblepot, tanto ti diamo Plague Grenade. E poi ti potenzio anche Noxious Blast. E poi devo potenziare Django. Allora, vendiamo altra robina. Inutile. Questa. Sì. I robot per il Jester. Però era figo. Era figo quello che riusciva a fare con Jester. Resistenza alle malattie. Tienitelo. Devi vendere altra roba. Sì, lo so. Penso mi basti ora come ora, Penso mi basti. Una Hellstone magari. 750. Dovrebbe bastarmi. Ora come ora dovrebbe bastarmi. Zetto la fornace per pagare meno. Davvero, sono un idiota? Sono un idiota! Hai ragione, Mattilink, hai ragione. No, vabbè, a parte quello poi mi sarei comunque tenuto i lead. Perché voglio fare al più presto anche le armature. Cobblepot. Usa anche Noxious Blast. Poi Django. Pistol Shot, Grape Shot e Open Ventre non lo posso prendere. Vacca boia. Non posso prendere Open Ventre. Mi manca 500, quindi un altro trinket. Vai, questo qua. A posto. Olè. Devi anche prendere le provviste. Hai ragione. Mi devo vendere dell'altro. Allora. Questo che fa schifo, che avevo preso, che invece non lo uso, quindi via. E poi Blight, più dodge, più speed, stun skill chance. Questa è una cosa. Durante la scorsa live avete nerdato duro. Durante la scorsa live avevo nerdato duro. Esattamente. Esattamente quello. Questo è figo. Questo è figo. Più 25 di stress damage se la torcia è giù. Non mi piace. Lo vendo. Ok. Ma non tanto perché ho bisogno di soldi, perché non mi piace. Anche il Book of Rage tecnicamente non mi fa impazzire. Cioè, mi aumenta il danno se ho poca vita. Che no, comunque. Sì, avevo fatto le 3, esattamente. Ok, ora dovrebbero bastarmi i soldi, in teoria. Quindi, Morgan, Django, Cobblepot e Lijan. I soliti sospetti. Tra l'altro è il mio party principale, cioè è il mio primo party. Se non sbaglio, questo è il mio primo party. Ok. Ok, e... siamo nelle ruins. Ed è una minchia, è anche una media tra l'altro. Oh cazzo. Allora, minchia, i trinket. Tra un po' non metto i trinket. Quanto è durata? 6 ore? Sì, esattamente 6 ore. Allora, Lord Morgan. Non una cosa... Esatto, avevo una cosa per i Crusader. Quello che aumenta i danni delle abilità da mischia. E poi ti diamo anche il crescendo box. Sì, chiamati il crescendo box. Poi, Django. Django ti puoi prendere questo, ti aumenta la schivata, mica 19 di schivata. E questo che ti aumenta, ti toglie un po' di schivata, ma ti aumenta la chance di colpire. Che quindi direi che ti va molto bene. Poi, Dottor Cobblepot. Dottor Cobblepot aumenta le chance di avvelenare. E tranquilla Marti, tranquilla. L'anello per non mangiare, esatto. Chi lo metto però l'anello per non mangiare? Cioè lo posso mettere a Cobblepot. Semplicemente per non farlo mangiare. Solo per quello. Sì, solo per quello. Tieni. Ok. Non tanto perché aumenta un po' di vita. Mentre a te ti diamo la roba che ti curi, che curi a tuffo. Perfetto.
Ti ho potenziata? Sì, perfetto, ok. Livello 3, livello 3. Ok, paura degli dèi, sì, varie cagate, calmo. Calmo mi dà un po' in culo come abilità, ma va bene lo stesso, ok. Ci siamo. Prima missione che faccio a livello medio nella mia vita. A livello veterano, volevo dire, non a livello medio. Allora. Quindi. La missione è media, comunque, sì, la missione è media. Quindi. Mi serve 12 di cibo. Che mi serve? Quante torce? 10 torce, tipo. 10 torce. Pale. Siamo nelle ruins. Siamo nei ruins, ok. Quindi due pale le prendiamo. Prendiamo una chiave. Prendiamo un'erba medicinale. E un'altra acqua benedetta. E quante altre torce posso prendere? Due. Prendiamo un'altra torcia. Prendiamo un'altra torcia e prendiamo... E direi che va bene così. E direi che va bene così. E direi che va bene così. Ok. Il petrolio non si distrugge proprio? Ah sì? Ah ok. Bene. No, non ho soldi a malapena per cibo e torce. Ho i soldi per cibo, torce, tante. 12 di cibo avendo uno che non mangia. Sono 3, 6, 9, sono 4 stop. Quindi tecnicamente dovrebbe bastarmi alla grande 12 di cibo per una missione. Credo. Una torcia in meno la posso... Ok, ora sono a posto. Andiamo. Ok. Proviamo. Ah, come al solito io posso ritirarmi, eh. Non l'ho mai fatto finora, ma questa volta se vedo che comincia ad andare di merda... Esatto, lo so che di solito non sono spendaccione, ma qui o spendo o muoio. Adoro questo layout, devo fare le stanze per forza. Adoro il layout. Allora, il consigliere fa 10-20, lui fa 7-13, 6-10, 6-13, ok, dai. No, il Fist non ne consuma 12, ne consuma molte meno. Ne consuma molte meno il Fist, soprattutto perché è uno che non mangia. Ok. Cominciamo malissimo con 7 danni. Malissimo. E prima stanza. Ok. Allora, nemici che non conosco. E nemici che conosco, per me. Allora. Debuff. Meno 3 critici. Ok, allora, tu sei Bone Commander. 51 di vita. Wow. Wow. Ok. Non mi ricordo le vostre quirk. Sei il primo round, sei fortissimo, ok. Va bene. Qualcuno di voi ha no, tu hai odiatore dell'umanità, d'accordo. Eagle Eye. Irreprensibile. E tu odiatore di bestie. Te hai, vabbè, guerriero della luce, che fai più danni, sei attorno sopra 35. Ah, io, ecco, te, hai odiatore di non morti, oltre al fatto che Smite fa più danno contro i non morti. Ok, perfetto. Non pensavo si contasse anche per i banchetti. Sì. Si conta per i banchetti. Allora. Ah, tracking shot non ho potenziato, sono un idiota. Allora, essendo tutti scheletri, di base, colpisci un grape shot quanto fa? Un cazzo, però, ok. Questo. Django! Bravissimo Django. Poi Play Grenade, che avvelena di 5 adesso. Oh, che bello. Vai Cobblepot. Blight. Poi Elysian. Non sarà ancora il set di Cobblepot, sinceramente. Un bel Judgment. Anche perché tu hai subito danni su di lui. Mamma mia! Ok. Ok. Adesso Morgan. Smite che fa 10-19, che per avere 33% di protezione, di base farebbe 8-15,
Ma contro 15, 19 perché è un non morto e perché ha protezione, ok. 19, bravo Morgan, bravo. Ora, cos'è? Ground Pound. Schivate 2. Ah, ok, è un attacco che stanna, d'accordo. Però mi sembra lentino. Quindi non dovrebbe... Cioè, nel senso, fa danni ma non troppi. Bravissimo. Ha un critico alto, è il colpo di pistola di livello 3, ammetto. Ha un critico molto alto. Poi, Elijan. La cristale è forte. Cristale è molto forte. Cobblepot. Noxious Blast. Dai. Sì, avvelenato, quindi devo fargli semplicemente... bastano 9 danni. 9 danni ed è morto. Morgan. È morto. Oh. Ok. Ok, ok. Abbiamo preso Gambler's Charm. Più 15% di vita massima, ma 6% in meno di resistenza al colpo mortale. Bello. Ciaoone Argon, ciaoone, ciaoone, ciaoone. Ciaoone. Se vuole congiungersi a moi, può farlo. Non sono su Hitbox e non posso mettermi su Hitbox. Perché sennò devo riavviare tutto. Però chi vuole entrare... Non l'ho chiesto a Marty perché dice che ha casini con la linea. Ma se vuole entrare Argon, entri pure. Allora, più 15 di vita massima. Beh, carino, ma non ora come ora. Perché la vestaglia non dai la skill che stanna? Hai ragione, Pollaccio, la skill che stanna, che è Dazzling Light, è carina. Ma Judgment, oltre al fatto che fa più danni, se non sbaglio. Sì, esatto, perché questa qua stanna e basta, questa fa anche danni. Si autocura, quindi di base non ho più bisogno di dover usare il cure su di lei. Cioè basta che faccio quella, faccio danni e mi curo, quindi è comodo. Allora. Ah, c'è già un combattimento in mezzo, bene, bene. E due curio. Vabbè, tra il quale una scatola. Matti Link, saluti, saluta, Argon. Vediamo un po' cos'è. Un Madman. Però un Frothing Madman. Un buon veteran, un buon noble, un buon Madman, ok. Sono tutte versioni più potenti, ok. Allora, Django, un Grapeshot quanto fa? 3-6, 3-7, 3-6. Mica che tristezza, come mai? Sì, è un Grapeshot 3. 6-10, 6-10, 6-10. Allora, mi preoccupa un sacco il Barksman perché fa male. No, vabbè, tranquillo, Largo, tranquillo. Da quanto è iniziata? 40 minuti. 6 danni però un po' meno, Cobblepot, Plague Grenade, resistenza resistenza nulla praticamente hanno. Esatto. Non avvelenare, ma avrebbe fatto incazzare. Doomsay 10, 9, 9, 11. Ok. Non è male. Oh, Calice Tentatore. Ok. Debuff che diminuisce il critico, se non sbaglio, esatto. 11, 22, 13, 25. Wow. Ah, minchia, avete 5% di resistenza al buon veteran. Porca boia. Diciamo che la priorità ce l'ha lui. Bastardo. Padrello. Mancato. Anche a me i Madman non piacciono, devo dire. Neanche a me piacciono. Allora, fammi un po' vedere. Potrei uccidere l'Arbalest. O potrebbe schivare. O anche quello, potrebbe anche schivare. Graveyard Slash, 5 danni. A voi piace questo gioco? Sì, lo gioco, quindi sì. Se mi sai dire quanto dura, magari entro. Se vai ad libitum, mi sa che non conviene. Ma finirò circa tra un'oretta e mezza, massimo due. Ma proprio 6:30 è proprio il mio cap massimo. Qui poi devo andare. Quindi da quello. Qui stressa, un po'. 6:10. Fai un bel great shot. Speravo un po' più di danni, essere sincero, però lui l'ho ucciso, quindi va bene. Quindi va benissimo. Cobblepot per colpire lui, ma lo uccidiamo a questo turno se colpisci lui. Però un Noxious Blast magari al Madman. Sì, Noxious Blast al Madman. Ok. Poi, Elijan. Colpo al Madman o colpo al Marksman? Che cacchio. Quanto dodge hanno? 14.
29 il Madman, ecco perché doggia, miseria. E ucciso. Ok. Ottimo. Non fare un critico. Grazie. 5 danni li posso subire. Evita molto spesso gli attacchi. Sì, ho notato, Matti, ho notato. Però è morto. Ok, poi Cobblepot. Lui è morto, quindi possiamo concentrarci su avvelenare lui. Bravissimo. Però tocca subito a lui, bastardo. Bravo Django. Bravissimo Django. Hai 6 di vita? Facciamo un tracking. Non lo puoi fare tracking shot, va bene. Ok, facciamo così. Dato così, se tu sei morto, io posso usare Rijan per curare. Fai party heal. Esatto, guarda quanto cura col party heal con i trinket che ti ho messo. E vabbè, niente, te hai qualcosa. Valore della fede, aumenta la torcia, aumenta la protezione. Vai, a me non aumenti la torcia. Bene, tocca ancora a me. Tocca ancora a me, curo di 1-1. Ah, vabbè, 1-1. Sempre meno di 0, no? Vai. Toccasse alla Vestale, sarei tipo un bambino felice. Riusa questa. Assolutamente. Oh, tocca di nuovo la Vestale. Party heal. 5-5-5. Olè. Tocca di nuovo a lui. E beh, a questo punto uccidilo, dai. E allora sì, vieni, Argon. Allora, aspettate, metto un attimo. Posso mettere pausa? Sì, ok. Adesso chiamo Argon, arrivo. Argon, eccolo qui. Chiama. Oh, merda. Ogni volta che lo chiamo Skype crasha. Ok, scusate, devo riaccendere Skype. quanto odio quando succede tutto ciò. Ok. E richiamalo. Ok. Sempre due volte devo farlo. Ciao Argon. Salve. Sempre due volte ti devo chiamare, Due volte? Sì, la prima volta mi crasha Skype. Ma sempre, non una volta, sempre. Allora, i libri non li devo toccare. Sono innocente. Questo me lo ricordo. Non è colpa mia. Allora, sta quest con i veterani sono... una stanza... Oh, che culo! Ho la chiave? Non ho chiavi! No, non ho chiavi! No! Una palla? Ho trovato la stanza segreta. Non puoi andarci con la palla? Sì? Adesso controllo. Credo, quasi tutto quello che si apre con le chiavi si apre anche con le pale. Controllo subito. Allora, curio, stanze speciali. Stanze speciali. No, non quest, curio. Dove cazzo sono? Special curio. No? No? No. Ah, no, giusto, devo entrare, è vero. E ora mi dice cosa posso usare, ok. No, mi serve solo la skeleton key. Allora vai in giro. Se no trovo solo soldi. Che comunque buttali via. No, tranquillo Matti, vai pure su YouTube. Sei anche su Twitch? Sono anche su Twitch, sì. Allora, facciamo una cosa. Torno indietro, cioè, nel senso, vado avanti sperando di trovare qualcosa. Wow! Ok! Un ghoul! Bene. Un ghoul. Sì, un ghoul. Salve, sono un ghoul. Ma sono tornato indietro, no? Non capisco. La mappa, cioè, è un attimo andata a puttane la mappa. Allora. Dai, è sorpreso però. Minchia, 40% di protezione? Solo? Ma non mi faccio danni mai. Vabbè. Tanto fai un bel critico contro la Vestale, bravissimo. Poi. Hai già provato curo? Sì, l'ho provato nella live scorsa. È andato bene? Continuava a missare. Ok. In continuazione proprio. Tra l'altro dovrebbe avere una precisione abbastanza alta. No, Yound Master ha una precisione del cazzo. Sì? Sì, è terrificante la precisione di Yound Master. Che sfiga.
Sì, esatto, fai come sollievi, Smattilink. Ciao Marco. Oh, ribentornato Aeropod. Allora, quanti danni fa Paladino? Fa 9-17 con 40 di protezione, non male. 16 danni, bravo Marco. Sto dando figli i nemici, sì, già. 8 danni e... Sanguinamento e debuff. Ok. Stunning Blow. Quanta resistenza hai lo stun? Troppa. Ok. 16 danni di nuovo. Madonna Morgan. Però di nuovo a te tocca. Ma ha tirato un teschio. Li hai visti le nuove puntate di Gotham? No, sono uscite? Porca miseria, sì. Le prime due puntate sono già uscite. Devo vedere. Ma quanto sono fighi. Avevo visto che c'era Mr. Freeze nel trailer. E non c'è solo Mr. Freeze. No? Ci avevamo ragione comunque l'altra volta quando stavamo parlando del Joker. Ah, ok. È il ragazzino. Allora, i libri non li devo toccare. Cioè, non lo dicono, eh. Però in è il ragazzino. Queste due puntate, però porca troia. È il ragazzino, Ok. Ah, devo trovare una chiave. Devo assolutamente trovare una chiave. Il problema è che minchia, si trovano veramente poco gli oggetti di questo tipo. Hello, Pablo. Nella zona. Hello, Pablo. Allora. Oh, sì. Un altare della luce. Sì. Se non sbaglio, l'altare della luce. Altar of Light. Ti rivela la mappa. Sì. No. Eh? No, no, mi sembra tipo mi tolga tutto lo stress, se non sbaglio. Vediamo, Altar of Light. No. L'Altar of Light, se uso l'Holy Water, mi dà un 30% di danni in più finché non uso il camping. Ah. Quindi, Morgan, vieni. Olè. Anche se prima o poi dovrò accamparmi, o anche no. Come si chiama quel mostro alto? Brunetta. Shivering Ghoul, se non sbaglio. Ok, usa la torcia. Ah, ho trovato di nuovo. Slavering Ghoul. Ok. Credi nel cuore delle chiavi. Credi nel cuore delle chiavi, madonna. Sai quanto mi metto a saltellare se trovo una chiave in giro? Tanto finora due curio con i libri, miseria boia. Allora. Django. Spara. Critico di nuovo. Madonna, Django. Sei una bestia. Sei una bestia. Non ha più stress perché continua a fare critici quest'uomo. Ah, adesso Mark ha Stressful Incantation? Da quando Mark ha Stressful Incantation? Vabbè. Vabbè, lei è morta. Cobblepot, tira la granata sul ghoul. E vai così. Avvelenato. Morgan. 10-20, vedi. Però adesso gli fa 10. Perché un purista del GDR vedere un ghoul che si può avvelenare è un po'. Un po' strano. Ma i non morti in generale non si potrebbero avvelenare, ma qua sì. No, assolutamente. Qua si può. Vabbè. Lo so, è una stronzata, Arcon, me ne rendo conto. Oh, tira un teschio a Cobblepot. E Cobblepot ringrazia, dice grazie, mi mancava la collezione. Però l'ha stannato, quindi sei una merda. Posso farlo sanguinare il ghoul? Sì, il ghoul si può anche fare sanguinare. Sì. E anche sanguinamento. Prende 8 danni per turno adesso, quindi è morto. È morto, ok. Morto. Elijan, curami, ti prego. Django, 9. Mamma mia. Grande. Cobblepot, tocca a te, lui è morto. Siamo sicuri che lui è morto, no? Prende 8 danni, sì, è morto di un pelo. Quindi, cura Django. Allora, ho trovato un trinket per il Grave Robber, che ho già, semplicemente da vendere, ma... dove lo metto? Posso darvi gli smeraldi, questo costa 750. Ok, tolgo gli smeraldi. Leliana? Hai chiamato qualcuno Leliana? No, per niente. Ah. No. Ho letto un Leliana e Nabba. Sì, l'ho letto anche io, in effetti. Oh, non morti, vecchi non morti. Ah, okay. Però più forti, ok, va bene. Questi sono non morti tarot. Allora. Beh, è buono come trinket. No, cioè, sì, ma ce n'ho già uno. Le torce si staccano in 8. Sì, lo so, però ne ho 7-2.
Sì, sì, adesso la prossima volta che ne uso una posso staccarle. Adesso no. Adesso me ne da 8-1 come stack. Allora, Django. Attacca questa capita. Poi, Elijan. Attacca lui. Crittato, morto. Le Nine Dragon Age e Namba. Ma non è vero, minchia, dai. Perché? Non è vero. Non è così scarsa, diciamo. Giustifichi questa cosa. 7-14, bravissimo. Avvelena quella dietro. L'arciera di Dragon Age Origins e Namba. No, non è vero. Semplicemente è un'arciera. E l'arciera su Dragon Age Origins non è forte. Tutto lì. Oh, critico. Aia. Ulla, Eizan. Altro critico! Cazzo però, Due di fila? No, cominciamo male. Madonna miseria. Sorieri, qualunque cosa mi succeda fammi un favore. Dimmi, di Azzetto, salva! Ho letto. Anche se in questo non corre. Esatto. Ok. Uccidi questo. Quella muore. Cobblepot. Cura sanguinamenti Morgan. Che cazzo però. Oh, schivata, bravo Morgan. Poi Elijan, curami. Django che sta morendo male. Ok. Un bello smite. 18 danni, ucciso. E anche qui mi servirebbero le chiavi. Oh, quanti trink! Madonna, devo buttare via tutto, davvero. Altri trinket? Sì. Uno per l'Arbalest, uno raro per l'Arbalest. Uno forte per l'Arbalest, tra l'altro. Se no, un altro per per il Bounty Hunter, che è non comune, quindi anche forte, tecnicamente. E ho anche trovato un altro curio da aprire. Sarcofago chiuso. Posso usare la pala. Posso usare la pala. Ho due pale, ok. Due trinket addirittura. Sì. Già. Poi ho anche busti. Altri smeraldi. Quindi ho fatto una cazzata a prendermi quel trinket di prima. Allora. Cosa posso dare via? Uno raro e uno non comune. Posso dare via un antiveleno. Do via un antiveleno e prendo un non comune. Ma dai da mangiare anche qualcuno con quei tre che c'è in più. Lo so, ma posso fare il firewood. Non è 8 tipo il massimo? Di cosa? Quando fai il camping. Sì, tra l'altro è 6 perché io uno non mangio dei miei. Quindi sì, te ne rimarrebbero 6 ancora. Sì. Posso mangiare Django. E prendo più delle tre gemme, prenderei quasi 3 busti. No, prendo le 3 gemme, sti cazzi. Olè. 1000 d'oro. Hai 13 messi a caso, sì, me l'hanno detto anche loro, infatti. Olè. Allora, confessionale. Cosa serve al confessionale? Confession acqua santa. Boot. Acqua santa, esatto. A torcia. 100% stress seal. Ok. Ebbene. Quindi, dato che la Elijan non sta benissimo, vatti a curare. 30. Ah, no, quindi 100% cura 30, ok. No, perché cura 100, ero già allegro. E ora hanno fame, gli stronzi. Mangiate. Usa l'ultima pala che mi rimane. E ora ho uno spazio libero, adesso vediamola così. Tanto devo ancora tornare indietro per sperando prendere... che non ti serva un'altra pala. Mi serve un'altra pala, sono un po' fottuto. Dovrei anche tornare indietro a prendere la stanza segreta, Anche se è rischiosissimo, perché comunque anche tornando indietro si rischia che si trovino combattimenti a caso. Ah, altro cibo che è andato a posto nello stack. Secondo me hanno debuffato. Cosa? È per questo che ti segna 100% di stress heal. Perché magari durante... andando avanti hanno detto, magari è troppo forte, sì, allora diminuiamone la potenza. Allora, lock display cabinet. Mi sa che anche qua ci vuole una cazzo di chiave. Anche lì una pala. Sì, anche lì ho una chiave e una pala. E non ho nessuno dei due. Ma se non li usi,
Ti fai del male, ok. Quindi niente. Anche questo curo lo saltiamo. Hanno fame, di nuovo. In due corridoi hanno avuto fame due volte. Serve una chiave, lo so. Perché dovevano metterla un po' Ok. su per Oh, la meno loro male che mi sono difesa. arrivati almeno nemici deboli, finalmente. 3-6-5, ottimo. Mecha carica altre video in 3 minuti. È sabato oggi, no? Sono le repliche Sì, allora. si è No, fatto di qualcosa di pesante. sono le repliche. Ah. Ah, è vero, sì, quello è del lunedì. Ah, grazie tanti. Però io posso provare a contenere lo stress del party, ma se poi tutti quegli stresser mi attaccano e Lijan, posso fare poco. No, dai, doppia schivata, no, però. Erano morti in due. Orco Duda. Lijan, uccidi un po' quel bastardo. Ce li ha già lì be belli pronti quei video. 6 di Per quello vita, che quindi rimane a 1. teoricamente. Ma porco. Argon, ma porco. Ma porco. Ma porco. Uno è Devo ancora morto. arrivarci a quel punto, ma porco. Oh, bravo Django. Ucciso, perfetto. Sì, ok. Attacca questo. Doppio dodge. Questo è morto. Ciao Manuel. Cura al party. 3-3-3-3. Perché 3? Hai un sacco di cure, vabbè. E Morgan uccidi questo qua dietro. Per 50 danni con un critico. Non servivano, ma 50 danni. Non servivano, non Ah erano no, fa sempre necessari. comodo 50 danni per un critico. No! Aveva 3 di vita. Infierire fa bene. È per far capire chi comanda proprio. Quanto ti ha curato di stress? Niente, mi sembra niente. Oh, vabbè, sta roba non mi serve. Allora, ho trovato questo. Posso usare un antiveleno? Che non ho. Se Che hai no, buttato via prima. potrei essere avvelenato, ma io me la rischio. È andata bene. Per cose che non posso prendere. Allora, questo è un trinket non comune, quindi vale di più di un trinket comune. Quindi potrei buttare via un trinket comune per prendermi questo. Sembro un addetto di GameStop, parlando di non comune, recente, non recente. Oppure fottermi nel cazzo, buttare via l'onice. Sa che faccio così. Sì, ok. Butto via l'onice e mi prendo la Warriston. Ok. Ora, altro scouting. Ma butta via tutte le torce. Dai, you biatch. Esatto, Marti. Più lui. Allora, ho 4 combattimenti e ho finito. Minchia, 4 combattimenti però, eh. Allora, dopo questo faccio camping. Dopo questi due faccio camping. Io lo dico che hai culo. Sì, ma non posso portare più un cazzo. Ho culo, ma il mio cuore sta morendo. Il video di Farenz, esatto, era basato su quello. Il recente, mezzo recente. E ovviamente cacciano su Elijah, lo stresser. E 100 di stress. Elijah, ti Ah. prego. Sì! Qualcosina? Vigorosa! Oh, Oh, la nostra vigorosa anche se Vigo. rinchiusa in una cella, la mia fede brucia potente. Quando arrivano a 100, non mi era ancora mai successo. Quando arrivano a 100 di stress i personaggi, oltre ad essere depressi e volersi uccidere, niente, possono diventare Emo. virtuosi, abbassarsi lo stress di un pacco e diventare potentissimi. Potentissimi, baffarsi di qualcosa. Quindi succhiami la puttana, come dire, vedo, e morite tutti. Cobblepot. Che fierezza vigorosa. Sì, vigorosa proprio, per dire, ma io spacca tutto. È diventata un tank. Ok, va bene. Di nuovo. Oh, critico, no però. Aia. Vabbè, almeno resiste al doppio sanguinamento. Ah, è più veloce adesso. E ha più dodge. Perché è vigoroso, ok. Meno male, roba Curami, utile. Django. 11 di cura! Proprio. Io One heal! ti curo nel nome di Invece che Pelor! one punch, one One heal! heal! E Lord Morgan, per non far vedere che lui fa schifo, fa 13-14 danni così. Per gradire. Brava Elijah. E lo stresser è morto. Ma ce l'hanno tutti con Django perché è nero. Può essere, perché in effetti attaccano sempre tutti lui. Sì, Eh sì, infatti.
6-4. Ok. Sì, culo zeppo. Ammetto. A parte che continuo ad attaccare Django in continuazione. Adesso appena tocca Cobblepot devo curare Django, perché sennò prende 4 danni di sanguinamento e non va bene. Okay. È il culo che ti porta alla live. Sì. Con Isaac non ha funzionato, devo dire. No? No. No, mi sono avvicinato molto a creare bestemmie. Oddio, quanti heirloom. 3 busti, 6 crest e 2 quadri. Oh, cazzo. Dove li metto? Dove li metto? Uno spazio. Ah, ci sono erbe. Venderanno mai uno zaino. Ci sono delle erbe medicinali. Consumo le erbe medicinali. Mi dispiace tantissimo consumarle, perché servivano, ma le consumo. Ma voi andate in stack di 6? I busti? Andranno a fare una stack di 6. Però mi servono più i quadri degli altri, perché ricordo di avere busti e crest, ma di non avere quadri. Quindi ce ne hai già 24 addosso. Ok. Torce. Anche nei film c'erano sempre tutti con lui, che ti aspettavi? No, hai ragione. Oh. Ma torce. Nell'originale Django era bianco. Sì, dettaglio. Anche coso, quello di Avenger è bianco, ma nessuno rompe il cazzo, nel senso. Anche di Fury è bianco. Io hanno detto, ma ci può star bene perché è comunque nato in Sudafrica. Che sono bianchi in Sudafrica, esatto. Vorrei dire. Sono tutti bianchi in Sudafrica. I quadri ti servono. Eh no, ma infatti i quadri li ho presi, ho buttato gli altri, Walter. Ma i Trinket Nabi mi danno soldi. Quello che mi turba. Allora, Elijan, cosa puoi fare? Puoi curare tutti o puoi uccidermi lo stronzo stresser in fondo? Brava Elijan. E si cura di senda. One shotato? No, no. Cioè, one shotato tra Django e Elijan, sì. Ah, ok. Adesso se la prendono con col povero Cobblepot di stresser, bastardi. Curse of the Delay Strikes Again, sì. Purtroppo vi sento in ritardo, come sempre. Noxious Blast. A lui, la tocca protezione. Drenato, ottimo. Poi, Morgan. Un bello smite contro sto schivato. Un po' di dodge. 9. Ok. Elijan. Curami. Tu hai 25 su 40. Cura lui. 11. Bravo. Razzisti. Aia, altro stress. Cobblepot comincia a essere un po' preoccupato della sua vita, Dai, anche lui vigoroso, no? Finché sei quando mi metto a ridere, se attiva un coso positivo anche Cobblepot. Ok, Django attacca la stress. Ma ci sarà un modo per attivarli, quelli negativi e quelli positivi? Magari è casuale. Se ti stressano in un certo modo. È casuale. Tanto casuale. Sì, è casuale. Io ho 144 P, ma Cobblepot la stanno stressando pesantemente, sì, hai ragione. Sì. Ciao Joe! Ciao Joe! Uccidi! Sì! Ha ucciso quello grosso. Bene, bravissimo Morgan. Adesso. E Jean, è bello che spara. Nessun vento malefico soffierà sulla fiamma della fede! Continua a sparare frasi pompate a ogni turno. Ma ci stanno. È troppo bello questo personaggio. Non tolgo neanche stress. Però ha mancato il colpo. Sì, penso che aiuti lo stress degli alleati. Ma Cobblepot, ma nella sua classe non sono donne? No. Plague Doctor. Cioè, oddio, tecnicamente sono. Non c'è scritto sono uomini o donne. Ma tecnicamente ai tempi non potevano essere donne. Sì, quindi... tecnicamente ai tempi non potevano essere donne. Hai ragione. Fai un open vein sul figlio di Troia, ok. Mi sono perso molto? Sì, le Plague Doctor sono donne. Da quando? Da quando? Dottore della testa non potevano essere donne. Se è per la gonna, guarda, non è... Non credo sia... Sì, neanche io. La cura decina da tipo Crimson Mentone. In effetti è vero. Allora, oh cazzo, sono di nuovo qua a dover alle tette. Sono di nuovo qua. Cazzo, butto via. Dai, buttiamo via sto trinket del Grave Robber. Mi tocca. E prendiamo i trattati.
ben piatta, perché non è che si veda particolarmente. Ha le tette. Cioè, ma non sembrano tette, cioè sembra semplicemente nero. Il vestito normale. Boh. Esatto. Le donne, all'epoca le donne non erano autorizzate a fare quel tipo di lavoro? No, assolutamente no. Assolutamente. Mai nella vita. Sto trovando. Anzi, probabilmente facevano anche una brutta fine se lo facevano. Sì, infatti. Le donne non potevano curare. O fare i dottori, cose del genere. Ok, camping. Allora. Mangiate tutto. Però non ho più abbastanza cibo per tutti se mangiate tutto. Me ne manca uno se mangiate tutto. Stronzi. Non posso andare indietro, quindi, poi mi dici. In che senso? Non posso tornare alla stanza segreta. Anche perché non ho la chiave. No. E non hai neanche spazio per mettere i soldi. No, infatti. Vabbè. Anche se non erano in genere medici della cura, le donne erano curatrici, anche per questo venivano considerate streghe. Nel Medioevo assolutamente no. Le donne appunto erano eretiche se provavano a esercitare qualsiasi tipo di cura. Potevano solo ed esclusivamente le suore poter fare da assistenti a appunto medici della piaga o seducenti santoni e cazzate. Ma non potevano assolutamente essere loro in primis a curare. Allora, tanto Django usa il senso del bandito. Poi, qualcosa che tolga lo stress. Ok. Questo cura. No, vabbè, con cura sto abbastanza bene. Riduce lo stress dei compagni. Ciao Norri! Ciao Norri! Esatto, le donne che medicavano e curavano qualcuno venivano messe a rogo. Sì. Ok, bello questa cosa qui. Quindi possiamo usare questa che ci cura tutti, ottimo, e questo che cura Cobb, un po' come stress. Olè, a posto! Donne, suore, levatrici e basta. Sì, e purtroppo era così. Posso togliere una malattia a qualcuno? Qualcuno ha una malattia? Sì, Django ha una malattia. Ha poca resistenza ai debuff. Quindi... Ah, però che potere. Ah no, se la può togliere da solo. Ma porco. Ah, Sono... No, ho sbagliato. Mi sembrava troppo forte. Mi sa che ho sbagliato di schiacciare. No, self only, ok. Sì, peccato. Sì, esatto. Cioè, c'erano le levatrici che avevano cose in erbologia. Sì, ma venivano uccise male. Ok, buonanotte. Dormite cari. Va bene. Fre, che peccato che non c'eri ieri sera. Cos'è successo? No, dico... Ah, per Deadpool. Sì. Oh. Mamma mia. Io, guarda. Film più bello di sempre. Ma di sempre, proprio. Pensa che ho una fortuna con i film e io attualmente non ho ancora visto neanche Star Wars. Minchia. E un po' è passato, eh. No, vabbè, se devi scegliere fate vedere Deadpool. Sei sincero. Ovviamente serve erbe medicinali che ho dato via un attimo fa. Ho torce, ma torce mi aumenta il light meter, quindi non mi frega un cazzo. Purtroppo non mi frega un cazzo. E niente, quindi lasciamo stare l'alchemy table. Vacca boia. Parlo al femminile nella wiki di Darkest Dungeon del Plague Doctor. Ah, sì? Boh. Oh! Oh! Ok, ok, ok. Vabbè, ma si possono avere una rigol, quindi... Sì, ma i gargoyle non lo so. Allora... Ah, no, 16 di dodge intanto e non mi piace come cosa. Se si possono avvelenare statue di pietra... Non si possono avvelenare i gargoyle. Ah, ok. Oh, merda, boia. Però hanno poca vita i gargoyle, e proprio perché hanno poca vita paura facciano tanto male. Però si possono far sanguinare. Cosa? I gargoyle no. No, no, no. I gargoyle si possono solo avvelenare. Un gol e due gargoyle. Sì. Allora, Elijan. Tanto caccia una botta sul gargoyle. Intanto. Poi, Django, un pistol shot su quello dietro di gargoyle. Ok. Cobblepot, play grenade, zero danni, ma me lo aspettavo, però entrambi avvelenati, ottimissimo. Mentre... Si usa Zealous Accusation. Entrambi avvelenati. Sì. Ah, quindi si possono avvelenare anche i gargoyle. Sì, ho detto non si possono far sanguinare.
Oh merda, hanno stannato il paladino. Non bene. Non benissimo. E l'hanno anche spostato, tra l'altro. E hanno stannato anche Cobblepot. Merda. Norotus che ha scoperto nuove frontiere dell'alcolismo. Grazie per condividere le tue esperienze con noi, Norotus. Allora, Elijan, curami Django perché non sta bene. Dai, Margarita, chiamarla alcolismo. Infatti sono nuove frontiere, non ho detto cose migliori. Nuove frontiere non sono migliori tante volte, eh. Brava Elijan, bella schivata. Morgan. Ok, è rimasto solo il ghoul. Ah, bene, bene, bene. Avevo più paura dei gargoyle, devo dire. Come diceva mia madre, la mia sofferenza mi ha preparato bene e si è curata da sola, così a caso. È ci sta. Troppo non fosse forte. Che al 100% di vita. Dettaglio. Ora, posso farlo sanguinare il ghoul? Sì, provaci già. L'avevi già fatto. E sanguina, è vero, 8 danni, ottimo. Aia. Ottimo. Tranquilla Marty, cercheremo di non deluderti, Marty, guarda, davvero. Mi ci impegno. She is equally effective. Sì, ma in effetti, come cazzo si fa a capire se è una donna o meno? Io l'ho sempre chiamato uomo, questa cosa del Black Doctor. Perché... E quindi rimane un uomo, quindi fa un culo. Praticamente anche il paladino, per quanto mi riguarda, potreste chiamarlo col nome femminile, non si vede che è un ma nome. Ma sì, di fatto. Cioè, quelli che non si vede la faccia potremmo cambiare un po' come minchia si vuole. Boom! E Morgan uccide. O che non si vedono bene, perché Rijan non è che c'ha quella gran faccia femminile. Beh, lei le tette si vedono un po' di più. Sì. In effetti, ora che mi hanno detto che è femminile, minchia, si vedono le tette al Black Doctor, Sono anche più pronunciate di quelle... Vedo sempre un braccio. Sono anche più pronunciate di quelle di Elijan, in effetti. Appena si toglie dalla guardia... Okay. Esatto, vedi, perché Norados non ci caga. Sì, tranquilla, Marti, tranquilla. Allora, l'Iron Maiden, se non sbaglio, servono le bende. No, un cazzo, servono le armi medicinali. Cazzo che servono le vene. Quelle che hai buttato via prima. Esatto, esattamente quelle. Quindi niente chiave. La cosa mi uccide. Niente chiave, Allora, due gargoyle, un cultista gladiatore e una cultista incantatrice. Ok. Cura Giallo, che ormai è diventata proprio... Ma poi perché per l'Iron Maiden ci vogliono delle erbe medicinali? Perché praticamente togli l'infezione con l'erbe, non lo so. Togli il tetano. Norotus ha scritto no prob, Norotus ga già sderosciato un membro dell'Indimitri. Io ci aggiungerò in fondo un... Allora. Ceso. Vai, spara la cultista. Bravo Django. Vai. Bella schivata. Django è stato parca. Sì. Aia, critico su Elijan. Stonnata. Elijan. Basta stress a Cobblepot. Porca porca. Avete rotto, posso dire. Allora. E rimane ancora stannata? Ah no, semplicemente l'animazione non è più stannata, ok. Cobblepot, sai cosa fare? Ti vai a velena. Bravo, Cobblepot. Oh, bene. Poi. Ah, un critico su Morgan. Tutti stress. Debuff, bleed. Poi, basta. E ammazza sto stronzo. Bravo. Morto. Un colpo c'è bastato. Okay. Margherita sta facendo effetto. Non ho tu sbasta droga. Dai rega, ho solo cannato una lettera. Ah, perché sderosciato era una parola? Sderosciato. Non la conoscevo. Ah, sarà vocabolario secondo Norotus. Sderosciato esiste nel mio dizionario, ok. Adesso l'aggiungi alla wiki dell'Indiebang, per favore. Grazie. Perché la gente deve saperlo. Ok, la cultista è morta. Ora. Facciamo open vein ai gargoyle, mi sembra una cazzata. Parliamoli almeno. 37 critico, già.
Vabbè, il 50 di prima era meglio. Esatto. Poi, Lord Morgan, questo è morto. Concentrati, ucciso. Ho vinto. Te la sei presa col cavaliere sbagliato, bitch. Sei morto. Tocca a Django. Coltellata nelle gengive, è morto. Ok, non posso raccogliere una bega. Questi di citrina sono 750. Tutto io devo fare, mica. È la tua rubrica, il vocabolario secondo Norotus, devo farlo io. Scusa. 750. Si prende le sue responsabilità. Esatto. Allora, per il sarcofago cosa mi serve? Prima di buttare via cazzate. Il sarcofago. Una pala o una chiave? Dici? No. No, potrebbe stemmiare se serve una chiave. Sarcofago. No, non serve niente. Non serve niente. Niente? Rischio di prendermi la tanatofobia, però non serve niente. Oddio. 750. Mandiamola a Morgan. Se devo poter prenderla, prendo la Morgan. Ok, niente, trovo tesori. Che non posso raccogliere. Anzi, no, tecnicamente frega cazzi delle torce. Nel senso, è finita. Non torno a prendere. Non ho una chiave, quindi non posso andare a prendere la cosa. Sì, mi dà dell'oro. Però potrebbero esserci altri combattimenti in giro. Quindi è un casino. Quindi diamo via le torce. E prendiamoci i busti. Ogni tanto mi sembra che in chat hanno problemi col T9. Se esiste ancora il T9. Ok. Completata. Olè. Quanti soldi ho fatto? Tipo troppi. Fatto 12.775. Non sei andato neanche a recuperare i soldi che c'erano dalla stanza segreta? No, non avevo spazio. Potevi buttare via le vende. Non avevo più, avevo solo cose utili alla fine. Ho trovato 24 crest. Avevi già tolto tutto. Sì, okay. Sono un cretino, avrei dovuto mollare delle crest per prendere dell'altra roba, perché crest non mi servono. Vabbè, bene. Più 6 di resolve. Allora, Lord Morgan prende Thick Blooded al posto di Guerriero della Luce. Non mi piace, sinceramente, però va bene. Django prende più 10% di danno dalle skill ranged, che mi piace, che ripiazza in guardia. Peccato che non dice cosa fa. Cobblepot prende Stout, che aumenta le cure durante il campeggio, che toglie Fated, che è quello che anche se sbaglia può colpire. Peccato. Ciao, spruzzo arcobaleno. Potete spiegare un po' come si gioca con questo gioco? L'ho iniziato da poco, ma sono una schiappa. Mi muoiono i personaggi molto subito. Molto subito. Molto subito. Okay. Erano molto, molto tempo subito per giocare al giorno e imparare da solo. Sono pigri sti giovani. Ti base, se non hai tempo per giocare. Questo è un gioco purtroppo che è stronzo. Cioè, te lo dici dall'inizio. Il gioco è proprio l'advertisement all'inizio. Sono stronzo. Sappi che io sono stronzo. Comunque Lijan prende un tratto del cazzo e diventa anche bulimica. Bene, devo togliere bulimica.